Giuseppe Mastino, un derby, si ride e si scherza dopo aver faticato tanto in campo, hai incrociato Ruzzitu che ti ha negato la gioia del gol. Chi è stato più bravo, lui o forse tu a non angolare ancora di più la palla? Diciamo che lui sì, secondo me ha fatto una parata incredibile, d'altra categoria secondo me. Quali sono le sue qualità? Eri pronto a esultare? Beh, io sinceramente come l'avevo impattata sì. Lui ha avuto questo colpo di reni e complimenti a lui. Già l'anno scorso ai play-out che mi nega questa gioia. E che infatti ricordo a Budoni quella parata. Però, diciamo che è stata una buona partita, combattuta, sotto un caldo abbastanza importante. Ecco, un grande complimento oltre alla qualità del gioco delle due squadre è questa condizione fisica, non era facilissimo, c'era un caldo tremendo, avete corso fino alla fine. Sì, è stata aperta fino alla fine, perché l'ultima occasione l'abbiamo avuta, penso all'88esimo, un minuto sì. Beh sì, noi lavoriamo, abbiamo lavorato, spero di arrivare a questi ritmi a fine del campionato, appunto perché speravamo di non finire il 10 di maggio. Speriamo che dopo questo pareggio sia la matematica. Basta, complimenti anche a loro che hanno fatto un ottimo campionato. Ecco, poteva essere il gol della doppia cifra, magari arriverà domenica per festeggiare il terzo posto, perché lo volete fortemente. E soprattutto al Nespoli arriva la grande del girone, la Lupa Castelli. Quindi ci sarà sicuramente grandi stimoli e ci sarà una grande Olbia, no? Senza dubbio, io mi auguro che loro vengano un po' più scarichi. Quello che sono stati durante tutto l'anno. Noi sicuramente avremo le motivazioni per mantenere questo terzo posto. La classifica del girone di ritorno dice che si affronta la prima con la seconda, quindi. Sì, abbiamo fatto un girone di ritorno importante. Cosa è scattato? L'abbiamo chiesto al presidente, al tuo mister, a gennaio la squadra perde con il Selargius. Tu non c'eri, eri infortunato, forse anche il fatto che sia mancato tu in quel reparto un po' sguarnito abbia influito, però poi cosa è scattato? Secondo me la mentalità, con i risultati comunque che sono iniziati ad arrivare, abbiamo iniziato a fare prestazioni importanti anche già quando non vincevamo le partite. Poi una volta arrivati i primi risultati abbiamo preso un po' di coraggio, abbiamo visto che l'obiettivo era la nostra portata. Quanto ho visto io non eravamo inferiore a nessuno. E quindi è arrivata una serie di vittorie interrotte solo da quella brutta prestazione di Nuoro. Adesso un pareggio con la Resachena, che è comunque un'ottima squadra. Speriamo di chiudere in bellezza. Ecco, quindi. Vi tiene al terzo posto. Dovete chiudere in bellezza e chissà anche un derby nei playoff col Budone. Beh sì, io mi auguro che più squadre vanno in alto, più meglio è per la Sardegna, per rendere onore a noi sardi che a volte siamo presi sotto l'acqua. Grazie Giuseppe Mastino, grazie, complimenti per la stagione, la tua che ha avuto un po' di esatto, dopo ha ripresa la grande, tutto passato, giochi mascherato, ma fai vedere sempre grandi numeri. Ancora per poco, dai. Grazie.